Salve, eccoci qua per una nuova ricetta. Come vi avevo promesso, faremo una zuppa di ceci con il grancuio. Ok? Una bella zuppa di ceci con grancuio. Il granchio, che una volta era vivo e ora non più, ecco quel che ne rimane, poverino. Perché l'ho comprato un granchio di circa 1 chilo, l'ho fatto bollire circa la polpa, il corallo, eccoli qua. Queste le zampette ce le metteremo dentro così. Abbiamo preso 1 chilo di ceci lessati, già pronti. Eccoli qua, metà l'abbiamo lasciata così intera e metà l'abbiamo frullata con un pochino di brodo in cui abbiamo cotto il granchio. Ok? Bene. Ciao, ciao Salvatore, ciao Gamal. Ora procediamo a preparare la nostra zuppa. Abbiamo preso un bel tegame. Accendiamo il fornello, mettiamo un pochino d'olio, abbastanza, dobbiamo fare un bel soffrittino, ok? E ci mettiamo aglio, cipolla, timo, rosmarino, peperoncino e le nostre acciughine. Importanti, in questa ricetta si devono sentire bene. Ok. Con i ceci ci vanno, ok? Perfetto. Prendiamo l'aglio, mettiamo in pentola. Ora che fa, arriva l'autunno, cominciamo con qualche zuppettina che ci piace, ok? E prepariamo. Io lo lascio abbastanza grande l'aglio così. Quando lo incontriamo non lo mangiamo e non incorriamo in spiacevoli sorprese. Ecco qua. Abbiamo messo l'aglio, perfetto. Un cincin di peperoncino, ci va un pochino. Ok. Mettiamo le nostre acciughine. Mettiamo. Qua. E mettiamo anche rosmarino e del timo, molto buono profumato, ci sta bene. Ecco qua, mettiamo anche un po' di timo. Facciamo soffriggere, mettiamo della cipolla, un po' di cipolla, ce la mettiamo nelle zuppe, la cipolla è la regina. Dai, re. E la cipolla della regina. In questo caso la cipolla rossa, quella che avete a disposizione, quella rossa è sicuramente più digeribile e più dolce. Ok? Quindi mettiamo la nostra cipollina. Prendiamo una bella cucchiarella, vediamo un po' se si vede, ecco qua, e facciamo soffriggere per benino, poi sfumeremo con un pochino di vino bianco. Nel frattempo prendiamo dei pomodori, non molti, tiriamo per benino, anche con un po' d'acqua tiepida va benissimo, anche li dobbiamo cuocere, così li prendiamo tutto. Ok, li facciamo a pezzi e ci serviranno nella nostra zuppa.
Ciao Alder. Aspettatemi, mi togli gli occhiali, ragazzi, se no non vedo. Ciao Orazio, sto preparando la zuppa di ceci con il granchio. Ciao Albert. Sto preparando adesso un bel soffrittino. Perdonatemi, ma se non metto gli occhiali non riesco a vedere, ma se li metto mentre cucino si appanna tutto. Pomodoro delicato, non usiamo pomodoro troppo forte, o zicchabilli o ramato, perché il granchio è dolce, ha un sapore delicato, quindi se mettiamo pomodoro troppo forte non va bene. Profumatissimo il nostro soffritto. Allora, ricordiamo, abbiamo messo aglio, peperoncino, cipolla e timo, rosmarino e le nostre acciughe. E stiamo facendo soffriggere. Ok? Ora metà, un po' di pomodoro lo mettiamo adesso. Facciamo soffriggere, non molto, un pochino, così non abbiamo bisogno di farlo fare a parte, usiamo solo una pentola stasera, siamo bravi. E adesso andiamo a mettere la nostra polpa e le nostre chele che abbiamo lasciato qua, qualche zampettina l'abbiamo lasciata, la mettiamo dentro, via, e mettiamo tutta la nostra polpa. Facciamo andare un pochino, facciamo soffriggere tutto, sfumiamo con un pochino di vino bianco e poi aggiungeremo il resto del pomodoro. E in ultimo metteremo i nostri ceci. E ricordatevi che abbiamo mantenuto il brodo del nostro granchio, è importante, non lo buttate via. Facciamo una cosa, scendiamo quello più grande. Facciamo prima, questo è più forte, rende più grande. Doppio, facciamo prima. Vediamoci che se ne... Ecco qua. Adesso mettiamo un pochino di vino bianco. Lo facciamo sfumare, dopodiché aggiungeremo l'altro pomodorino che abbiamo messo da parte. Possiamo mettere anche qualche foglietta di basilico che ci sta bene, la prendiamo. Prendiamo subito, vedete lo sfondato, ecco qua, il basilico ci sta sempre bene, con il pesce ci sta proprio bene bene bene, ecco qua. Abbiamo messo il pomodoro, abbiamo messo la nostra polpa, benissimo, il vino è sfumato, aggiungiamo il resto del nostro pomodorino. Ciao Spartaco! Ecco qua, aspetta che metto gli occhiali,
così leggo bene. Ok, grazie, sei molto gentile. Era una zuppa delicata, delicata, di grasso e delicato nel sapore. La prossima volta magari facciamo qualche altra cosa con il granchio, eh? È una cosa un po' inusuale, poche persone lo cucinano, un po' difficoltoso perché Va prima sbollentato, poi va aperto. grazie Gamal, e quindi ha un po' di lavorazione, però ecco qua. Ci siamo, eh? Siamo passi. Ecco qui. Facciamo cuocere un pochino il pomodoro. Dopodiché aggiungiamo i nostri ceci. Possiamo cominciare ad aggiungere i ceci interi. Eccoli qua, questi interi. Li mettiamo. Un pochino di brodo, dove abbiamo, oh, è rimasta anche una carne, eccola qua, mettiamo, facciamo andare un po' e poi aggiungeremo i nostri ceci frullati, che abbiamo frullato con un po' di brodo del nostro granchio. Con un frullatore di immersione. Eccoci. Facciamo andare un pochino. Così si insaporisce bene bene il tutto. Poi faremo altre ricettine con il pesce anche in vista del Natale, prepareremo qualche ricetta un pochino particolare. Domani, se faccio il tempo, vi faccio i paccheri con la burrata di salmone fresco e le zucchine. Vediamo, le passeremo al forno. Faremo una cosa un po' diversa con il salmone. Poi ho intenzione di prepararvi anche dei ravioli ripieni con il baccalà. Facciamo una cosa ancora diversa e li mantecheremo con una crema di ceci. Vediamo di che sbizzarrisci un pochino. Ok? Allora, vediamo un po'. Ciao Agata, grazie. Eccoci, ci siamo quasi. Mettiamo anche un po' di prezzemolo. Ci sta bene, un po' di prezzemolino, e tra un po' metteremo anche i nostri ceci. Ciao Michael, grazie, sei gentile. Zuppetta delicata, ragazzi, mi viene pesante. Ora possiamo mettere i nostri ceci frullati. Ecco qua, i ceci che abbiamo frullato. Quindi un chilo di granchio da un chilo, abbiamo messo un chilo di ceci. Ok? Mezzo chilo ceci già cotti, si intende un chilo di ceci cotti, eh? No, non più secchi, se no sono molti di più. Ecco qua. Ecco tutto. Bene. Quindi se è troppo densa potremo allungare con il nostro brodo. Però a noi ci piace bella densa. Bene. A questo punto passiamo un po' la fiamma e facciamo sobbollire un pochino.
pure massaggiare come sta di sale, se no ne aggiungeremo un pochino. Poi se volete la potete consumare con qualche costrino. Ciao Bill! Prendiamo il cucchiaio e sentiamo se ci vuole un pochino di sale. Abbiamo messo il brodo in cui c'era un pochino di sale già, quindi facciamo un po', aspettiamo un pochino. Ci va un po' di sale, poco poco, buona però, molto delicata, buona buona. Mettiamo un pochino di sale e siamo a posto e la nostra zuppa è pronta. Visto? Abbiamo fatto qualcosa di particolare, volete stupire anche i vostri ospiti e se comincerà a fare un pochino più di freddo, possiamo fare delle zuppe un po' diverse, ok? Poi faremo anche della pasta con i fagioli, i cannellini e le cozze. E più là faremo, quando farà un pochino un po' più freddo però, perché è un piatto un po' pesantuccio. Facciamo la pasta mal tagliata con i fagioli borlotti ed il polpo. È un piatto un po' importante, quindi bisogna che comincia una temperatura un pochino più freddina, ok? Come vedete io cucino molto il pesce, mi piace di più, dà più soddisfazione, più profumato, più è qualcosa di importante. Ecco qua, praticamente la nostra zuppa è pronta, come hai visto non ci abbiamo messo molto, ok? Ah, mi raccomando, io il granchio l'ho comprato vivo e l'ho messo a cuocere vivo, per cui ho utilizzato dei ceci precotti in scatola, giusto, ovviamente, però sono buoni anche questi perché non avrei avuto tempo per metterli a mollo e lessarli. Andavo in pescheria, ho visto questo bel granchio e ho detto però facciamo una bella zuppa di granchio con i ceci. Ecco qua, la nostra zuppa è pronta, possiamo spegnere e la possiamo servire. Quindi prendiamo il nostro mestolo e la serviamo in una fondina, mettete magari la pelle sopra in questo modo. Se vi piace potete aggiungere del pecorino, anche così va bene. Eccola qua. Ciao Gio, questa sera ho fatto una zuppa di ceci con il granchio. Eccola qua, pronta. Ok? Se volete mettete anche delle bruschettine di pane e se non la potete mangiare così. Bene, per questa sera abbiamo fatto. Vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alle prossime ricette. Come vi ho detto, per Natale faremo qualche piatto importante. Ci divertiamo un pochino. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao Gio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Bill. Ciao Gio. Aspetta Gio, mi metto gli occhiali. Sono diventata vecchia, non ci vedo più. Grazie Gio. Grazie Bill. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao ciao.